Federico, il tuo nome circolava già da tempo come possibile rinforzo dell'Ascoli. Poi sono trascorsi un po' di giorni, in realtà è uscito Fabbrini, si è liberato anche un posto nella lista over e finalmente si è concretizzato questo approdo all'Ascoli. Come hai vissuto gli ultimi giorni di mercato? Sì, diciamo che quando ho saputo dell'interessamento dell'Ascoli ero subito predisposto a venire qui, ero felice perché è una piazza che mi ha sempre affascinato. E aspettavo comunque questa trattativa fino all'ultimo e quando mi è stato detto che sarebbe concretizzata sono stato felice ed ero molto carico. Appena ti hanno detto che era tutto fatto, ti sei messo in auto, hai raggiunto Ascoli, ieri sera hai raggiunto Ascoli Piceno, stamattina primo allenamento con la squadra, quali sono le tue prime impressioni? No, ho trovato una squadra che lavora molto bene, intensità alta, il mister vuole veramente intensi, ragazzi per bene, un gruppo affiatato, hanno fatto una grande impressione. Con la chiusura del calciomercato normalmente si tira una linea. Il mister cosa ti ha detto e soprattutto cosa vi ha detto anche in funzione della partita di sabato con il Perugia? Ho sentito il mister prima di venire qua, l'ho sentito molto carico. C'è grande atmosfera, c'è grandi motivazioni e mi fa piacere essere in questo gruppo dove c'è questo ambiente. E bisognerà trasformare questo entusiasmo in campo, con i risultati e secondo me la squadra tornerà a tenere. Tu hai parlato di ambiente Ascoli, però tu sei uno che comunque è abituato a vincere. L'hai fatto a Spezia, l'hai fatto a Crotone, la storica vittoria del campionato, l'approdo in Serie A, una mentalità vincente che potrei mettere a servizio di una squadra che chiudesse oggi il campionato, sarebbe nei playoff, però bisogna tenere alta la guardia fino a fine stagione. Sì, ho avuto il merito e la fortuna di fare queste due promozioni. Paradossalmente con squadre non favorite, perché comunque la Serie B è anche questo: si parte magari con una classifica, una squadra di metà classifica e poi si raggiungono obiettivi importanti perché c'è gruppo, perché c'è motivazioni, perché c'è tanti fattori. E penso che comunque qua ci sono tantissimi requisiti per far bene. E ora, seconda parte di stagione, una stagione durissima. Ci sono tante squadre forti che sono rafforzate, ma secondo me l'Ascoli comunque si mette lì e avrà modo di farsi valere su tutti i campi. Tu sei un esterno offensivo, hai giocato anche come trequartista, come ti inserisci nel modulo, anzi nei moduli adottati da Mister Sutil? Io gioco dove il mister, posso giocare sulle fasce come esterno di attacco o sulla tre quarti, insomma, dietro le punte o comunque in quella zona lì. Quali sono le tue caratteristiche migliori? Mi piace giocare tecnicamente, mi piace comunque dialogare con i compagni, sono un giocatore, mi ritengo tecnico e spero di mettere queste caratteristiche a disposizione della squadra. Quella di sabato sarà la prima di 8 sfide in un mese soltanto. Secondo te è in questo mese che si deciderà effettivamente la griglia playoff e si decideranno le due che saliranno? Sarà questo quello decisivo? Sicuramente è un mese importantissimo. 8 partite fanno la differenza in una stagione, quindi più punti portiamo a casa e più ci sarà e meno ci sarà da soffrire nelle ultime partite, diciamo. Quindi ogni partita sarà una battaglia, ci concentreremo partita dopo partita e sarà un grande mese di battaglia, sicuramente. Quali squadre secondo te sono favorite per la promozione, anche in virtù del calciomercato che è stato fatto? Ma io ho sempre detto che secondo me Lecce è la squadra più forte, più completa, e quindi li vedo loro come la squadra più forte. Poi ci sono tante squadre, il Brescia, c'è cioè il Pisa che comunque ha fatto un mercato, il Monza è comunque sempre una squadra importante, c'è cioè il Frosinone che è una squadra, ce ne sono tante, la più forte vedo Lecce. E poi ci sono tutte queste altre squadre che sono squadre competitive e se riescono a sfruttare bene l'ambiente, l'atmosfera e questi fattori qua possono far bene. 5 delle prossime 8 partite sono in casa del Duca. Saprai che l'Ascoli in casa ha fatto più fatica rispetto invece al Molino esterno che è stato eccezionale. Bisogna iniziare da subito col Perugia per invertire questo trend. Sì, ho saputo di questa statistica.
è un po' strano, sinceramente, perché comunque il tipo dell'Ascoli, si sa, è un tipo molto caldo, l'ambiente in casa fa paura. Quindi sicuramente dobbiamo cambiare questo trend che ci può portare soltanto a vantaggio. Tu sei pronto per sabato? Come stai fisicamente? Sì, sì, sono pronto, sono a disposizione del mister, della squadra e sono pronto per il Perugia. In famiglia sicuramente avrete segnato sul calendario la data del 6 marzo, quell'Ascoli Frosinone che ti farà incontrare di nuovo come avversario tuo fratello Matteo. Sì, sì, sarà una partita divertente. Ormai ci ho fatto un po' l'abitudine a giocarci contro, ho avuto anche la fortuna di giocarci insieme e fare una promozione con lui a Spezia. Ed è comunque una partita sentita, sicuramente vinceremo noi. Grazie.